pulire qua. Mi dai quella cosa per un attimo? Poi te lo do. Allora, buongiorno, buonasera. Buonasera, buonasera, non buongiorno. Allora, vediamo chi c'è stasera. Io devo andare al parrucchiere. Arrivato l'estate, ragazzi. Una persona che sta guardando, chi è? Hélène? Hélène, Alessandra, non vedo. Ciao Hélène, buonasera. Non vedo bene piccoli, vedo Alessandra, penso. Vedo Simona. Alessandra, buonasera. Simona, buonasera. Ragazzi, stasera pratica molto soft, ok? Preparatevi, molto molto soft andiamo oggi, perché spesso una pratica soft è molto importante per il nostro corpo. E anche perché alcuni di voi, e non soltanto una persona, buonasera Serenella, Alessandra, non solo una persona, ma più persone hanno segnalato che avete problemi della schiena, dolori, e che volete fare una pratica che un po' aiuta questi dolori della schiena. E lo yoga aiuta tantissimo, e certo ci sono tante cose che possiamo fare per aiutare la schiena, sia se c'è già il dolore, sia se il dolore ancora non c'è ma vogliamo prevenire. Io ovviamente non sono dottore, non sono neanche fisioterapeuta, quindi non posso diagnostizzare perché avete questo dolore, no? Non vi vedo nemmeno, quindi non so soltanto che c'è dolore alla schiena, lombare, di su, giù. E questi dolori possono avere tanti motivi, e ripeto, non so quali sono i motivi. Spesso il motivo è la sedentarietà, quindi se sei sempre seduto all'ufficio, al lavoro, sei spesso seduto, allora arriva ad un certo punto il male di schiena, perché c'è troppo peso che va sopra la parte lombare. Stessa cosa se sei troppo in piedi. Una delle persone che mi ha detto che ha questo problema ha un lavoro che sta sempre in piedi, l'altra persona sta sempre seduta. Stranamente, tutte e due cose possono creare stesso problema, mal di schiena. Perché per noi veramente la cosa migliore è di camminare, quindi camminare tanto e poi essere sdraiati. Quindi o sdraiati, oppure in squat, oppure camminare. Queste sono, diciamo, posizioni per il corpo umano, che il nostro corpo è evoluto per milioni di anni, è evoluto a fare. Quindi per noi queste posizioni sono migliori. Camminare, squat, se stiamo facendo, cucinando, fuoco, no? Uomo preistorico, no? Oppure sdraiarsi e andare a dormire, un po' come gli animali, no? Quindi quella vita che facciamo, uno, non camminiamo quasi mai, squat non facciamo mai a meno che non durante la lezione di yoga, e siamo sempre seduti, che comunque è su una sedia, che è una posizione snaturale per l'essere umano. Quindi non è da meravigliare che abbiamo questi problemi. Allora, ragazzi, volevo dirvi, ecco, siete arrivati, vediamo chi c'è: Serenella, Emma. Ciao Emma.
Ok, quindi pensato di fare e ovviamente tutte le posture che un po' mimono questi movimenti naturali, originali del corpo umano, aiutano tanto con, ciao Antonio, aiutano tanto con il dolore. Poi ci sono altre cose. Oggi vorrei lavorare perché diciamo che il pavimento pelvico e il bacino stesso, quindi le anche, eccetera, e come sono queste anche, spesso non sono simmetriche, sempre o per motivi di cioè motivi genetici oppure stile di vita, posture sbagliate, eccetera. Questo bacino asimmetrico può creare dolore, per esempio, oppure le gambe, i muscoli delle gambe che non sono abbastanza allungati possono creare dolore, oppure postura sbagliata, abbiamo già menzionato. Quindi, quando metti tutte queste cose insieme, spesso tutte queste cose esistono allo stesso tempo nella nostra vita, no? Perché magari abbiamo la postura sbagliata, c'è la borsa sulla spalla, quindi sempre uno lato va un po' più giù dell'altro, poi che ne so, arrivano questi problemi. Volevo dirvi, prima di fare la pratica, un po' vado fuori adesso di tema, che fra un po' apriamo lo studio e alcuni di voi rimarrete nello studio virtuale e ho tutta la, c'è Cristina e Silvia, ho tutta l'intenzione di continuare anche le lezioni online, magari in un formato, cioè vediamo un po' poi come facciamo, quindi quelli che non sono in zona possono continuare a praticare perché tanti di voi non siete nella zona nostra. Invece quelli che stanno qua ad Albano possono poi venire allo studio e ci sono, già ho letto, ci sono delle regole molto specifiche che dobbiamo poi rispettare per un po' di tempo. Poi questo vi parlerò e vi dirò, però già volevo dirvi questo, di se possibile, se siete un po' seri della vostra salute, il corpo per lavorare, di investire un po' di soldi su un mattone o magari due, ancora meglio. Questi veramente non costano tanto, quindi, e poi durano per sempre, quindi per 4-5 euro, puoi prendere un mattone e veramente può aiutare tantissimo per tante cose. E un'altra cosa che è molto utile è la cintura di yoga, ok? Che puoi trovare online. Se volete, magari mando qualche link o condivido qualche link sulla pagina se avete problemi di trovare tipo giusto, che ne so. Però investire, che ne so, questo ti costerà 4 euro, quello qua 10 euro, 12 euro, diciamo, se prendi due mattoni, veramente fa senso, ok? Anche perché se non andate allo studio, ma state a casa potete praticare meglio. E se io so che tutti hanno una cintura più o meno adatta alla pratica, possiamo fare altre cose che magari altrimenti adesso non possiamo fare. Invece, se venite allo studio, le regole cambieranno in maniera che dovete portare il vostro tappetino e il vostro mattone e la vostra cintura. Perché altrimenti, per esempio, questa cintura, disinfettare è veramente complicato, visto che è di stoffa, quindi dovrei disinfettare ogni volta che lo usate, anche i mattoni. Quindi per la vostra sicurezza più che altro, sarebbe meglio di portare le vostre cose allo studio. Quindi quelli di voi che ancora non avete il vostro tappetino, il vostro mattoncino, cinta,
magari prendeteli adesso, ok? Così che quando venite allo studio avete tutto in una borsa, portate la vostra borsa allo studio e avete tutto dentro e non dobbiamo rischiare, diciamo, a parte che vabbè, disinfettiamo e facciamo tutto quello che dobbiamo fare, però così avete la vostra cosa personale. Ok, quindi questo era un detour, adesso torno al nostro argomento, quindi lavoriamo oggi una pratica bello, soft, per la nostra schiena, con tanto amore, tanta compassione, tanta accettazione e osservazione del nostro corpo. La prima parte della pratica faremo Mula Bandha. Il Mula Bandha è quell'attivazione dei muscoli del pavimento pelvico, vi spiegherò come facciamo. Attivando Mula Bandha, facendo Mula Bandha, riusciamo un po' a attivare tutta la zona pelvica che può avere un aiuto con questi dolori della schiena oppure prevenire i dolori. Poi dopo lavoreremo un pochino sull'allungamento delle gambe, delle braccia, aperture un po' delle spalle e delle anche, sempre vicino alla terra. E poi facciamo alcune cose in piedi, ma poche cose, vicino al muro se avete un muro alla vostra disposizione. E poi torniamo alla terra e facciamo altre cose che lavorano la schiena, però in una maniera molto soft. Vi farò vedere varianti per quelle persone che a questo momento non hanno problemi della schiena, vogliono fare posture più, diciamo, magari forti, però più che altro la pratica sarà proprio per lavorare con consapevolezza sulla nostra schiena, specialmente schiena lombare e tutte le altre parti del corpo che sono comunque collegati, influiscono, diciamo, la salute e il benessere della schiena. Ok? Quindi ci mettiamo adesso. Ciao Roberto, Fabiana, ok, Silvia, perfetto. Ok, ci siamo tutti. Quindi cominciamo, chiudiamo gli occhi e cerchiamo di tenere il corpo morbido a questo punto, leggermente. Se riuscite a trovare un cuscino e sedere su un cuscino può essere meglio, però questo dipende dalla persona. Teniamo già adesso poi un po' portare l'attenzione alla schiena lombare, lasciare che un po' si scioglie verso la terra e tieni le gambe un po' morbide, la colonna allungata, ma non troppo dritta verso l'alto, spalle morbide. Chiudiamo gli occhi e respiriamo tranquillamente. Torniamo a casa, torniamo dentro di noi. Osserviamo un po' il nostro corpo, lo stato del nostro corpo, i nostri muscoli. Parte del corpo, tutto quello che riusciamo a percepire. La maggior parte del nostro corpo non riusciamo a percepire, per esempio gli organi interni è difficile, solo il cuore può essere percepito direttamente, a meno che non ci sia dolore.
però sarà tutto bene. Gli organi interni non riusciamo a percepire, quindi vedete un po' che cos'è del vostro corpo che riuscite a sentire, a percepire a questo momento. Poi portiamo l'attenzione al respiro e lentamente cominciamo a inspirare tramite narici. Allunghiamo. Bene. L'inspiro. Allunghiamo bene l'espiro. Cerchiamo di calmare un po' la mente secondo Patanjali, grande yogi. Questa è la fase più importante dello yoga, dove uno con l'intenzione e con l'aiuto del respiro stabilizza e calma la mente. E questo è già yoga, questo è il fondamento dello yoga. Piano piano apriamo gli occhi, vediamo questa Mula Bandha un attimino. E Mula Bandha facciamo, si possono fare in diversi modi, però per farlo semplice, uno inspira e poi espira, e una volta che hai espirato, cominci a stringere i muscoli del pavimento pelvico, ok? Porti il pavimento pelvico verso l'alto, verso l'ombelico, e stringi tutti gli altri muscoli nel bacino, quindi glutei, tutti i muscoli dell'ano, che ci sono in quella zona lì. Anche l'ombelico va un po' dentro e la schiena va un po' arrotondata, ok? Come nel gatto, quindi il coccige un po' scende verso la terra, è quella la parte che aiuta tanto anche la colonna vertebrale. Vi faccio un po' vedere e poi lo facciamo insieme. Alcuni di voi già conoscete molto bene Mula Bandha. Mi siedo un po' più dietro qua, così che mi vedete. Ok, mi vedete più o meno questo mio ombelico. Ok, quindi tengo la schiena normale, mani sopra le ginocchia, inspiro, espiro. E poi senza respirare porto dentro l'ombelico e stringo i muscoli del pavimento pelvico bacino ed alzo il pavimento pelvico su. E
E poi trattengo, non sto respirando, non respiro, trattengo per qualche secondo quanto puoi, come se scappasse la pipì, e poi sciogli. E poi di nuovo inspiro ed espiro. Ok? E poi una volta che sei inspirato e espirato, di nuovo inspiro, espiro e ricomincio da capo. Quindi faccio alcune volte, 3-4 volte. Proviamo insieme, ok? Quindi prepariamoci. Inspiro, espiro. Senza inspirare, attivo. Rilascio. Inspiro. Ed espiro. Questo è un ciclo, quindi devi inspirare, espirare, attivare, rilasciare, inspirare, espirare. Questo è un ciclo. Facciamo un'altra volta. Inspiro, espiro. Attivo. Rilascio. Inspiro, espiro. Quindi se in apnea più tempo riesci a mantenere la chiusura, il mula bandha, la chiusura della radice si chiama in italiano, e più lungo sei in apnea, diciamo meglio è, cioè nel senso che meglio è, ok, però non è che dobbiamo esagerare, ok? Facciamo un'altra volta. Inspiro, espiro. Attivo. Pancia dentro, coccige scende verso la terra, gobbo. Rilascio. Inspiro, espiro. Ultima volta. Inspiro, espiro. Attivo. Rilascio. Inspiro, questo è un esercizio che ha tantissimissimi benefici. Potete fare qualsiasi momento, anche durante la giornata. Attivate questi muscoli per qualche secondi e poi sciogliete, anche senza diciamo, la respirazione, soltanto i muscoli aiuta tanto. Va benissimo, facciamo un po' di pratica delle asana. Ci mettiamo sui talloni. Allora, quelli che hanno dolori della schiena lombare non vanno in, diciamo, estensione molto forte qua con la schiena, ok? Quindi sentite il coccige. Cominciamo subito, quindi ci sediamo sui talloni e portiamo le mani qua davanti e cerchiamo di tenere la schiena perfettamente dritta, le spalle scendono, apri le dita delle mani, guardo avanti ed inspirando faccio come se facessi la mucca. Se hai problemi della schiena fai meno. Alzi la testa un po', alzi il coccige ed espirando arrotondi la schiena. Questo puoi fare anche se hai dolori. Qui il movimento è limitato perché sono seduta sui talloni, quindi inspiro, mucca, espiro, gatto,
Muovi anche la testa, lavora il collo, tieni la spalla morbida, inspiro nuca, espiro gatto, inspiro nuca. Rimango giù con la testa, appoggio gomiti e avvicino la testa alla terra. Mani stanno qua davanti la testa. Respirando, alzo il bacino, rotolo la testa qua sotto. Espiro, torno indietro. Inspiro, bacino sul rotolo. Espiro giù. Inspiro, rotolo. Espiro giù. Inspiro, rotolo. Espiro giù. Vengo su. Incrocio le mani davanti, allungherò le braccia, ok? Attenzione alla schiena, se hai problemi della schiena, tieni il coccige e guarda giù, ok? Non portare dietro il coccige, ok? Fai così, incrocio le mani e poi porto le palme fuori ed allungo le braccia. Allungo le braccia, spingo avanti i palmi, concentrati sui muscoli delle braccia, ed allunga le braccia e poi piano piano inspirando cerco di alzare le braccia più possibile e qui più alzi queste braccia più stai stressando la schiena, quindi se hai problemi, dolori della schiena ti fermi qua, ti fermi qua e spingi avanti questi palmi, ok? Se non hai problemi della schiena puoi andare un po' più su. Però non troppo, non andare tutto su e indietro, ok? Non stressare la schiena. Venite fino qua, vedi che è un po', non sono proprio cioè, verticali queste braccia. E spingi, spingi, allunghi le braccia, spingi i palmi fuori. Ed espirando lo portiamo giù, appoggiamo i palmi giù per terra, qua davanti a noi, davanti alle ginocchia. Inspirando, stacco il bacino e porto il mio peso sopra le mani. E spingo giù, tengo la schiena neutra, un po' normale, non faccio niente con la schiena. Spingi giù ed allunga le braccia. Ok. Va benissimo, sciogliamo, siamo già sulle ginocchia, quindi non torniamo giù. Veniamo su, sulle ginocchia, alziamo il braccio destro, stiamo ancora lavorando sul braccio, pancia un po' dentro. Qui fate attenzione, specialmente se avete problemi della schiena, che non fai questo inarcamento dietro, ok? Tieni la schiena neutra, come se ci fosse un muro dietro di te. Braccio sta su e prendo il braccio con la mano sinistra, qua un po' sopra il gomito, ed inspirando comincio a tirare con la mano, tiro un po' il braccio su verso l'alto, così che senti come se volessi togliere il braccio dalla spalla, però mi raccomando non togliere questa braccia, quindi inspiri e tiri, lascia la schiena neutra, concentrati soltanto su questo tiramento verso l'alto, non giù, ok? Respira, tira. Ok. E poi sciogliamo ed andiamo dall'altro lato, ok? Prendi il braccio qua, perché anche se strana questa cosa, ma le braccia hanno un effetto sulla schiena. Quindi prendo qua e comincio a tirare con la mano.
Poi respiro tranquillamente. E senti che succede nella spalla. Ovviamente se senti che fa male o brucia, devi fermarti e andare indietro, due passi dietro. Okay? Stiamo addirittura allungando qua i tendini. Ok, e poi sciogliamo. Ok, rilassiamo un po', fate qualche giro con le spalle. Ok, adesso mettiamo giù le mani, stacchiamo le ginocchia, ci mettiamo in piedi e ci mettiamo dritti. Allora, qua cerchiamo quella postura giusta, ok? Quindi non il gobbo e non quello lì dove quelli che stanno spesso in piedi, spesso portano troppo fuori il coccige, ecco perché hanno problemi. Invece quelli che stanno seduti fanno sempre troppo il gobbo. Tutte e due va un po' male, perché la cosa importante è la neutralità della schiena. Quindi quello che puoi fare è che ti metti qua vicino ad un muro e cerca di sentire il muro dietro di te. Ok, i talloni toccano il muro e senti che il coccige probabilmente tocca il muro, scapole, e stai dritto. Scusate, ma ho l'allergia. Madonna. Oh. Ok, quindi stiamo così. Ok? E poi semplicemente apriamo le gambe, piedi puntano in avanti ed allunghi le braccia e mantieni questo qua, così che senti il muro dietro di te. Se non hai il muro, immagina il muro e cerca di stare dritto, senza questo, senza portare fuori il coccige, ok? Questo non va bene, non portare fuori il coccige, non portare fuori il busto, quindi torni indietro, però le spalle giù e dietro e poi sciogli. Questo non è facile, ecco perché spesso usiamo il bastone, perché il bastone aiuta. Ok, va benissimo. Gambe sono aperte, piega le gambe, fai la molla, fai un po' il gobbo qua, ok? Pancia va un po' dentro, un po' arrotondi qua, ok? Arrotondi e scendi. Come una ragdoll, no? Come un pupazzo. Scendi con la testa e prendi i gomiti. Ok? Piega le gambe, prendi i gomiti, un po' dondola a destra e a sinistra, dondolo. Questi sono tutti esercizi che potete fare se avete mal di schiena. Questo, per esempio, subito solleva il dolore. La cosa importante in questa postura è di tenere tutto molto morbido, ok? Sentite il peso proprio, che tutto scende con il suo peso, la testa, il collo, tutto morbido. Ok? E un po' dondoli qua e cominci a attivare le anche. Le gambe stanno leggermente allungando già adesso, ok? Quindi i muscoli delle gambe, questi qua dietro, flessori, sono fondamentali per la salute della schiena. Quelli che sono troppo rigidi spesso hanno problemi anche della schiena. Quindi piano piano allunghiamo questi muscoli e dondoliamo qua. Allora, se avete problemi tipo glaucoma, non potete stare troppo con la testa in giù. In quel caso lì, se hai glaucoma, devi mettere i gomiti sopra le ginocchia, guardi un po' avanti e ti accontenti con questo, perché io so che qualcuno ha glaucoma tra di voi, ecco perché sto dicendo. In quel caso lì,
Semplicemente fai questo. Oppure senti che troppa sangue va nella testa, senti che per te è troppo questa cosa. Fai meno, fai questo. La cosa più importante sono due. La schiena qua morbida e le gambe morbidi. Ok, torniamo su. Come sono semplici questi esercizi così geniali e così importanti. Va benissimo, adesso ci mettiamo di nuovo sulle ginocchia e lavoreremo un po' per allungare le gambe. Ok? Portiamo la gamba destra qua davanti. Ok? E raddrizziamo la gamba dritta in una tensione al ginocchio che non è tutto dritto questa gamba, un pochino di micro flessione qui alla ginocchia, ok? Al ginocchio, metti le mani qua su due lati della gamba, anche qua tieni la schiena morbida. Normalmente vi dico inspiro a lungo la schiena, scendo così, non dico adesso questa cosa, ok? Tieni la schiena morbida, concentrati sulla gamba e piano piano scendi verso la gamba, quanto puoi. Tieni le spalle rilassate, respira ed allunga, allunga questa gamba destra, quanto puoi. Ok? Ecco perché sono utili i mattoni, perché se non toccano le mani, metti il mattone sotto le mani e già riesci a appoggiare le mani e ti dà molto più stabilità. È importante di sta essere stabile nella postura ed aspettare che i muscoli si allunghino. Ok, va benissimo. Adesso torniamo. Bastano 30 secondi. Ok? E poi metto giù il piede e spingo avanti il bacino. Questo abbiamo fatto pure ieri per preparare la Natarayasana. Quindi adesso spingo avanti il bacino, metto giù le mani ed aspetto che qui l'anca si apre, l'anca sinistra. Adesso le mani rimangono qua giù, in avanti, e porto avanti l'altra gamba. Porto fuori i piedi, i talloni rimangono dentro e scendo in squat, scendo in Malasana. Se hai problemi di fare Malasana, puoi fare varie cose, puoi mettere qualcosa sotto i talloni se non toccano. O puoi mettere qualcosa sotto il bacino, addirittura sedersi sopra qualcosa, per esempio un mattone, così. All'inizio, se non sono molto aperti questi muscoli qua, o le anche, posso immaginare che vuoi essere seduta così, se vuoi unisci le mani e tieni la schiena comunque morbida, ok? Un po' gobbo, un po' gobbo. Quindi stiamo in questa situazione, sono un po' gobbo e se vuoi provare, inspirando, lentamente allunga la colonna verso l'alto. E questo è bellissimo perché rafforza quei muscoli, ma non mette troppo stress sulla colonna vertebrale, ok? E rimani così, anche per 3 ore. Questo è il squat, questo fa molto molto bene. Per tutto, una delle posture più fondamentali dello yoga. Rimani qua, respira. Allora, mentre stai qua, puoi magari un po' giocare con questa schiena, vedere che succede se un po' molli, un po' molli, fai un po' il gobbo e poi ritorni ed allunghi e fai un po' questa cosa di mollare e tornare e raddrizzare e connetterci, perché spesso
E questo riderete, non mi crederete, però io ci credo mille per mille. Spesso la schiena fa male perché si sente abbandonata, si sente ignorata, ok? Si sente non abbiamo connessione alla nostra schiena. Quindi facendo questo lavoro un po', allungando e rilasciando, stiamo facendo attenzione come un pianta quando gli dai un po' di attenzione, no? Va benissimo. Adesso sciogliamo il malasana, rimettiamo le mani. Rimettiamo le ginocchia giù e la gamba sinistra va di avanti e la gamba destra dietro. Ok? E di nuovo allungo la gamba sinistra, metto il piede sul tallone, ok? L'anca più o meno sopra il ginocchio, inspiro ed espirando. Comincio a scendere verso la terra e mentre sto scendendo tengo la schiena morbida ed osservo la gamba sinistra. Osservo il ginocchio, se hai problemi del ginocchio non sforzarti troppo, se devi mettere qualcosa sotto le mani, ecco perché è meglio avere due mattoni, non uno, quindi con due mattoni riesci proprio a gestire bene questa postura e lavora sulla gamba. Ok, e poi torno su, appoggio il piede, porto la mano qua, il braccio sinistro all'interno della gamba sinistra, se volete portate il ginocchio un po' più dietro e spingo in avanti il bacino. Ok? Faccio questo, si chiama lucertola, faccio la lucertola e continuo ad allungare questi muscoli qua della coscia sinistra indietro e la coscia destra in avanti. Tieni la schiena neutra. Quelli che riescono a mettere gomito, mettono giù gomito. E poi sciolgo e torno in malasana. E il malasana è anche importante per il bacino, per armonizzare il bacino, quindi non soltanto la schiena, ma quello che ho parlato che spesso il bacino è asimmetrico, un'anca sta un po' più basso dell'altra anca, ok? Questo un po' aiuta, ok? Io all'inizio ero molto asimmetrica nel mio bacino e questo veramente mi ha aiutato a portarle in linea le anche. E di nuovo, un po' lavori sulla schiena, se vuoi allunghi, un po' alzi la testa e poi un po' sciogli, rilassi, espirando, sciogli, ok? Quindi inspirando un po', senti l'energia un po' allunghi, espirando, sciogli, un'altra volta ancora. Un'ultima volta. Va benissimo. Ci mettiamo seduti. Ok, se avete un mattone come me, potete sedervi sopra per allungare. Per allungare la schiena, specialmente se avete problemi del ginocchio come me, questo vi permette di portare le ginocchia verso la terra. Ok? Quindi si può fare questa posizione, Siddhasana, sedendosi
si chiama gamba sinistra dentro, gamba destra davanti e tu stai sopra qua. Se non hai o non hai bisogno del mattone, puoi essere anche seduto e capire se riesci veramente a tenere questo bacino giù per terra. Ok? In ogni caso, anche se sei per terra o se stai qua sopra, ok? Porta un po' le mani qua alla inguine, questa parte della luce del pollice indice, e spingi giù, vai un po' avanti, respira, e mentre spingi un po' vai avanti. Magari stacchi un po' il coccige, non importa, va bene, ok? E poi torniamo indietro. E sciogliamo, rilassiamo questa cosa. Quindi cerchiamo di spingere tutte e due anche. Adesso rifacciamo questa cosa, che è molto semplice. E mentre lo fate, cercate di attivare Mula Bandha, ok? Quindi facciamo così, inspiro, espiro. E poi attivo Mula Bandha e spingo giù. Rilascio anche le mani. Inspiro, espiro. Questo è un ciclo. Possiamo rifare, ok? Qui la tendenza, come avete visto anche io, la tendenza è che le spalle salgono, cercate di contrastare quella tendenza, che le spalle non devono salire, ok? Rifacciamo, inspiro, espiro. Attivo Mula Bandha e spingo giù con la mano. Rilascio. Inspiro, espiro. Va benissimo, questo li facciamo ancora. Abbiamo fatto due volte, basta, non rimaniamo così in questa posizione. Portiamo la mano destra qua fuori, dita sono aperta. Ok? Qui fate attenzione che non staccate il bacino, potete essere anche giù per terra, quello che va meglio per voi, ok? Per la gamba e ginocchia, ok? Stai qua, leggermente allunghi la schiena, io mi siedo sopra, mi faccio ginocchia, ok? Allungo leggermente la schiena, appoggio bene, comincio a portare il mio peso sopra la mano, piego questo braccio, gomito va verso il corpo, ok? Verso il corpo, spalla destra scende. Questo bacino sta giù, non staccare il bacino, basta così. Inspirando morbidamente, porto sul braccio, piegata, e scendo qua. E guardo qui, fuori a sinistra. Quindi il braccio sinistro è un po' come cioè non è dritto, ok? Non è dritto il braccio. Le due braccia sono tutte e due piegate, più o meno 90 gradi. E poi torno su. E vado dall'altro lato. Ok? Prima piego questo braccio sinistro per potermi scendere qua. E poi, inspirando morbidamente, porto sul braccio destro, ma non allungo. Come un cornice, ecco la parola che stavo cercando, come se la mia testa fosse la testa di Mona Lisa e il braccio è cornice, no? Ok, e la spalla sinistra scende. Ok, guardo qua fuori la cornice. Respiro.
Senti, senti la schiena. Se ti dà fastidio, se ti fa male, lascia perdere. Ok. Torno su. Ok, mi abbraccio. Mi abbraccio. Prendo le scapole. Se volete un po', scendete qua davanti. Fate un po' di gobbo. Poi cambiamo l'abbraccio, portiamo l'altro braccio davanti, rimaniamo qua giù. Rilasso il collo. Tira un po', se riesci a prendere le scapole, non so se raggiungete le scapole, il bordo, potete un po' leggermente tirare le scapole, così che si allontanano uno dall'altro. Ok, e torniamo su. Ok, lavoriamo un po' sul bacino adesso. Ok, togliete se siete stati sopra questo. Ok, cerchiamo di portare le anche. Allora, allunga la gamba sinistra. Qui fuori e la gamba destra rimane qua all'interno del bacino, ok? E cerchiamo di sentire le anche e gli ischi, ok? Perché questo osso qua che riesci a toccare gli ischi sono lo stesso grande osso, però due diversi lati, ok? E senti che gli ischi stanno giù e proprio porta il pollice sopra questo osso qua dal bacino, poi inspiro ed espirando vado un po' in avanti, spingendo questo osso dal bacino, queste due ossa dal bacino. Un po' scendo. Allora, mentre scendi, senti se riesci a sentire tutti e due ischi che stanno giù per terra oppure unisco. Sale, l'altro rimane giù, ok? Quello vuol dire che è asimmetrico un po' il bacino. Se hai problemi del ginocchio, se questo è troppo difficile per il ginocchio destro, puoi anche allungare la gamba destra semplicemente e fare lo stesso lavoro, così è più facile veramente, ok? Però vedi, anche così puoi farlo. Se non hai problemi del ginocchio, riporta indietro, quindi così che è asimmetrico, e scendi. E poi torni su. E andiamo dall'altro lato, allunghiamo la gamba destra, portiamo il piede sinistro all'interno. Appoggiamo il pollice su queste due ossa del bacino. Inspiro, tieni la schiena tranquilla. Io ho problemi del ginocchio sinistro, quindi vedo che posso fare. Inspiro ed espirando comincio a scendere. Cerco di percepire, sicuramente sentirete che un isco sentite di più dell'altro. Cercate di tenere tutti e due isco giù per terra. Ok, va benissimo. Un'altra cosa che possiamo fare, una semplice Janushirasana, gamba sinistra in avanti e piede destro all'interno della coscia, vicino al bacino, ok? Cerchiamo di portare le due anche avanti, ok? Un altro modo di assicurare che le anche guardano davanti è che prendi il piede dall'esterno col mano destro e un po' ti spingi così verso la sinistra. Infatti facciamo questo per adesso. Porta la mano all'esterno, mano sinistra qua fuori e un po' spinge, girati a sinistra.
guardi a sinistra, spingi con questa mano destra, respira e poi torno avanti e scendo sopra la gamba sinistra. Torno su, cambio lato, gamba destra fuori, gamba sinistra all'interno della coscia, cerca di portare il tallone più su possibile, attenzione al ginocchio se hai problemi, porta la mano destra qua fuori per l'equilibrio, mano sinistra all'esterno del piede destro e poi girati spingendo contro questo piede, gira, 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 gira fuori a destra. Rotazione della schiena e questo portale anche in linea. Guarda dietro, respira. E poi torniamo avanti ed espirando scendiamo sopra la gamba destra. Ok, torniamo su, portiamo il piede in farfalla, mettiamo di nuovo le mani così dove ci sono, dove c'è questa curva a linguine. Puoi portare i gomiti sopra il ginocchio così esteticamente la postura è più bella. Facciamo questa forma. Inspiro, espiro, faremo una banda, quindi inspiro, espiro. Inspiro, attivo una banda e spingo giù con le mani il bacino verso la terra. Trattengo respiro, non respiro. Rilascio. Inspiro. Espiro. Facciamo un altro ciclo, ok? Inspiro. Espiro. Attivo. Spingo giù con le mani, mula banda, rilascio, inspiro, espiro. Ok, sciogliamo un po'. Questa postura, Baddha Konasana, è molto molto bello per risettare le anche, ok? Per portarli in linea, è un po' simile a Malasana, mamma mia stasera, un po' simile alla Malasana, quindi un po' aiuta. Ok, quello che si può fare, quello che facciamo in Ashtanga Yoga ed è molto bello, che i gomiti vanno qua a linguine, ok? Come faccio io, quindi che appoggi i gomiti qua, devi portare il piede abbastanza vicino al petto, non preoccuparti della schiena, fai il gobbo con la schiena, ok? Coccige scende verso la terra. Ok, avvicino gomiti, oppure se riesco appoggio gomiti sopra le linguine, inspiro ed espiro, comincio a spingere giù gomiti sopra linguine e vengo avanti quanto posso, ok? Così. Tenete le spalle giù, ok? Non portare le spalle vicino alle orecchie, spalle giù. Spingi i gomiti
sopra le cosce o sopra l'inguine, dove arrivi. Fai qualche respiro qua. Senti che stai spingendo proprio tutte e due anche verso la terra, senti gli ischi e poi sciogliamo. Se avete un libro o un mattone, un'ultima cosa si può fare è portare il mattone qua sotto i piedi e fare lo stesso lavoro. Qui è più difficile portare i gomiti all'inguine, però il punto è che i piedi devono essere un po' elevati, un po' lavori qua, così, respiri. Se non hai mattone puoi usare un libro o un cuscino, l'importante è che riesci a lavare i piedi. Senti che succede nelle anche, è anche possibile che senti dolore, oppure senti dolore nel ginocchio. Allora, se ci sono dolori da qualche parte, devi aprire più le gambe. Apri più le gambe. Ok, va benissimo. Abbiamo lavorato qua tantissimo le anche, quindi per neutralizzare un po', allunghiamo le gambe e un po' scendiamo qua davanti in una maniera molto, molto rilassata e sciogliamo un po' il bacino. Poi chiudiamo le gambe e facciamo Paschimottasana, ok? Leggermente puoi allungare la schiena ed espirando scendiamo sopra le gambe. Inspirando, torniamo su e ci svegliamo sul tappetino. Portiamo i piedi vicino al bacino. Se avete un scino come me o qualcosa qua, questo adesso dovete togliere e mettere la testa giù, completamente per terra, senza ostacoli. Ok, faremo mezzi ponti. Allora, mezzo ponte si può fare in mille modi, ok? Però quelli che hanno dolore o a questo momento o in questo periodo alla schiena devono semplicemente allontanare un po' i piedi, un pochino di più i piedi dal bacino e non inarcare la schiena mentre vieni su, quindi alzare il bacino soltanto finché qui non c'è un diagonale, ok? E cerca di portare la pancia dentro e il coccige verso il pube, ok? Quindi cerca di portare coccige verso il pube e tenere la schiena in una linea dritta, ok? Perché normalmente come facciamo questa posizione è che i piedi sono più vicini e poi completamente arco la schiena, ok? Però se tu hai problemi e vuoi lavorare la schiena bene comunque, non devi fare l'arco, semplicemente tieni. E anche quelli che non hanno problemi possono provare questo perché è molto bello, ok? Che praticamente allontani i piedi un po' e sollevi, ma non troppo, il bacino e poi ti concentri sulla coccige, cerca di tilt, no? Tilt forward, quindi un po' portare avanti
il coccige verso il pube, così. A fare solo questo. E qui lavorano le cosce un pochino di più, e il gluteo, sentite, e vi garantisco che pure questo è molto forte. Rilassi le spalle, le mani stanno giù per terra, non prendi le caviglie, sono troppo lontane. E basta, rimani così, così che la schiena è così come questo mattone diagonale. E poi sciogli. E questo rafforza i muscoli, però non c'è quello stress dell'arco, ok? Perché comunque se avete il dolore in arcare quella parte non è che molto, cioè non aiuta tanto. Puoi anche appoggiare, se hai il mattone, puoi appoggiare il sacro lombare e mantenere così la postura, semplicemente e tenere questa posizione. Da qua potete andare in Paritta Karani con il bacino sollevato. Ecco perché il mattone è fondamentale per noi. Se non hai il mattone, puoi usare un cuscino o un dizionario, però temporaneamente, perché il mattone è studiato in maniera che è proprio giusto per lo yoga. Ok. E poi sciogliamo anche questa postura e togliamo il mattone, appoggiamo il bacino per terra e facciamo un po' questo lavoro qua, cerco di spiegare bene. Allora, dobbiamo un po' dobbiamo rotolare la schiena lombare per terra. Ok, quindi inspirando un po' in archi, così che c'è lo spazio qua tra la schiena lombare e il pavimento. Ed espirando, porti la pancia dentro, il pube giù verso la terra e il coccige su, ok? Così che la parte lombare va giù per terra. Poi inspirando, pancia va un po' dietro. Coccige giù verso la terra, un po' in archi, anche se hai dolore, qui stai controllando molto bene perché c'è la terra, questo è come mucca gatto, no? Ed espirando porti il coccige verso, lontano dalla terra, stacchi dalla terra. E un po' fai questa rotazione, così. Inspiro, coccige giù per terra, arrotondo, faccio l'arco. Espiro, schiena lombare giù per terra, coccige, sale. Ok. Bene. Portiamo la caviglia sopra, ginocchio sinistro. Allontaniamo il ginocchio dal corpo, dalla spalla. Infilo la mano destra al buco, incrocio le mani dietro il ginocchio sinistro. Questa è una posizione base. Inspiro ed espirando comincio a tirare la gamba sinistra con le mani verso il petto. Respira qua, non esagerare. Respiro.
poi sciolgo la postura e rimetto giù. Piede cambio, lato cambio, gambe, quindi caviglia sinistra sopra il ginocchio, poi apro qui il ginocchio, quindi non chiudere così, ok? Quindi spingi questo ginocchio lontano da te, infilo la mano sinistra, braccio sinistro nel buco, incrocio le mani dietro. La coscia destra, comincio, inspiro, espirando, tiro quanto posso. Ok? Attenzione qua, osservate, tenete la schiena lombare giù per terra, spalle rilassate, chiudi gli occhi, cerca di percepire tutta quella parte. Sacro lombare, anche ginocchio, respira. Poi sciogliamo, mettiamo giù. Sciogliamo le gambe. Ginocchia stanno ancora giù, vedi se non ti dà fastidio, espirando porta le ginocchia verso la terra, a destra, così. Se vuoi allunghi le braccia e guardi fuori a sinistra. Su, andiamo giù a sinistra, i piedi rimangono per terra così non è così forte come facciamo normalmente e poi giri la testa a destra, sciogli le spalle. Sciogliamo anche questa postura, torniamo indietro, portiamo la gamba al bambino sdraiato, incrociamo, rotoliamo un po' a destra e a sinistra, massaggiamo la schiena lombare. È molto facile sviluppare rabbia, impazienza, frustrazione verso parti del nostro corpo che fanno male e cominciamo a vedere queste parti come nemico, nemico, scusate, come nemico, no? Che fa male, non posso, io so dall'esperienza che quando fa male qualcosa, cioè, tendiamo un po' a vedere quella parte del corpo come una cosa indipendente da noi, che adesso ci dà fastidio, fa male. Invece, secondo me, è importante di accogliere questo dolore e vedere come qualche tipo di comunicazione, qualcosa ci sta dicendo il corpo. Magari non capiamo il messaggio. A parte del fatto che possono esserci problemi fisici, però comunque il corpo comunica. E anche se non capiamo il messaggio, non capiamo esattamente cosa vuol dire il corpo. Una cosa sicura, una cosa che vuol dire è che vuole attenzione. Vuole la nostra attenzione, vuole la nostra cura, la nostra cura, la nostra attenzione, la nostra comprensione. Quello che non vuole è
la resistenza e la rabbia e la frustrazione. Ok? Quindi è sempre, secondo me, importante di accogliere, capire il dolore, quella parte del corpo che fa male, anche se non so perché fa male, ed accettarlo un po' che questo adesso fa parte della mia vita. E cercare di capire che posso fare per cioè aiutare questa parte del corpo che soffre. Girare l'attenzione con compassione verso il mio corpo, ok? Che fa male. Quindi lo yoga ci aiuta in questa cosa. Questo tipo di pratica che abbiamo fatto oggi aiuta tanto. Quindi potete rifarlo tante volte se avete problemi della schiena, qualsiasi momento arriva. E farlo con questo senso di cercare di aiutare il corpo, cercare di aiutare il dolore. Ok? E adesso ci mettiamo in posizione della Shavasana, posizione del morto, e rilassiamo completamente il corpo. E chiudete gli occhi. Sciogliete un po' completamente i muscoli. Lasciamo andare, respiriamo tranquillamente. E io vi ringrazio per la vostra presenza, per il vostro impegno, lavoro. Ci vediamo domani sera con Vinyasa Yoga. Ok, pensavo anche se volete fare un po' di meditazione prima della pratica, possiamo cominciare una quindicina minuti di prima e fare un po' di meditazione. Fatemi sapere se siete interessati. Mandatemi un messaggio. Grazie tanto, buona serata, arrivederci.